15 novembre 1760. Non vi dico chi sono, né lo saprete mai. Sarebbe troppa mia vergogna che si sapesse che una donna maritata 12 anni fa amasse ancora suo marito affettuosamente e cercasse di far mettere sui vostri fogli la sua contentezza. Sì, signore, dopo 12 anni l'amo ancora e desidero che si sappia la cagione. Egli è un uomo da bene e di buon carattere. Quando io gli parlo, ascolta volentieri le mie parole, e se dico male non mi rimprovera, ma cerca di persuadermi, e se dico bene, accetta il mio parere, e non si vergogna di dire in presenza delle persone, ho fatto la tale, la tal cosa, per consiglio di mia moglie, e mi è riuscita. Questa cosa non l'ho veduta in molti altri, i quali nelle conversazioni o dove sono, in pubblico, hanno un linguaggio civile, e da persone ben elevate, ma appena entrati in casa propria prendono un altro tono e pare che si vogliano sfogare di essere stati oppressi in altri luoghi. Dica quel che vuoi. Beh ragazzi, direi che c'è molto materiale su cui discutere. Mi portate il commento domani. Prof, oggi abbiamo il rientro con il laboratorio di informatica. Vabbè, non importa. Allora me lo portate per mercoledì, ok? Ragazzi, Emanuele vuole il compito per domani. Apriamo la chat prima che arrivi il prof. Eccomi, Fioi. Steva. Cosa avete fatto stamattina a scuola? Solite cavolate. Abbiamo letto una lettera in italiano del 700, anche abbastanza carina, vai. Riguardante le donne, sempre la solita roba che ci fa leggere la prof. Sempre le solite cose, insomma. Sì. No dai ragazzi, guardate che questa qua non è mica una cosa da scherzare. Guardate che ieri andando da su. Allora facciamo i compiti assieme oggi. Sì, facciamo. Ma fino a che ora puoi stare a casa mia? Boh, non lo so, dato i tuoi impegni, non lo so fino a quanto posso. Io, cioè, puoi stare fino a quanto vuoi, ma io per il 5 vado all'allenamento. Ah, ok, va bene, posso andare via anche sulle 4 e mezza. Ma hai visto la partita di ieri? Secondo te me la sono persa. Ma secondo te chi ha giocato meglio, fra l'Inter e Juve? Ovviamente la Juve. Sì, dici solo perché sei juventino. No, juventino. Vai a vedere la partita di Juve domani? Certo. Salve. Ma perché non ti hanno salutato? Forse saranno arrabbiati come al solito, sapessi cosa si sente dentro casa. Aspetta, quella solita stupida, devi pensare prima di parlare! Ma ho solo chiesto a mia sorella se il prossimo sabato erano liberi. Ma così mi tocca facciamo? Assorbirmi i tuoi parenti, io non so, voglio rimanere un po' solo. Ma perché ti arrabbi così? Potresti trattarmi anche in un altro modo, lo fai sempre, anche senti, davanti mamma. Agli altri. Ma cosa dici, cretina? Devo sempre come comportarmi. Ma sei impazzito? Suono. Ma sei impazzito, però lascia manda. Va bene, dai. Sei tu che vuoi solamente stare con altre persone. Sì, cosa c'è? Abbiamo sentito delle urle, ci siamo preoccupati. Ma quello che succede a casa mia sono fatti miei. So che cioè, sono un ragazzo e alcune cose non posso capire, però abbiamo sentito come altre volte e ci si dispiace. Ma voi dovete pensare ai fatti vostri, non quello che dico a mia moglie. So che cioè, abbiamo cultura e religione diversi, però voglio dirti quello che so e probabilmente lo sai anche tu, le donne non vanno picchiati, cioè devono essere rispettati come loro rispettano noi. Sì, ma voi dovete pensare ai fatti vostri, capito? Bye, andate a giocare, avete capito? Ciao. No, aspetta un secondo, pensi che anche dei figli potrebbero imparare da lei? Che cosa devono imparare da me? Devono andare a lavorare i figli. Perché sei tu i padri, no? Cioè... Andate via, ciao! Senti, scusami, non volevo, scusami.
Speriamo che duri. Speriamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma va, ma dai, ma è un pazzo criminale. Ha superato ogni limite, anche se ha chiesto scusa, non è il modo di trattare una donna. Ma fa così con tutti o solo con lei? No, con gli altri è gentile così, solo con sua moglie. Ma che amore è questo? Deve parlare con qualcuno in modo da poter ricevere un aiuto, insomma, non può farcela da sola. Tra l'altro non dovrebbe esserci più una superiorità dell'uomo in casa. Cioè, per esempio, i miei genitori sono ugualmente in capofamiglia entrambi. Ah, è vero, che a volte considerando anche che le donne lavorano anche più degli uomini, cioè, perché alla fine una donna oltre al lavoro a casa, anche quello fuori. Beh, adesso non esageriamo, ci sono tante donne che rompono i mariti e non li lasciano la libertà. Vabbè, ma cosa c'entra? Gli uomini mettono le mani addosso alle donne oppure odiano di essere lasciati? Basta aprire i giornali per rendersene conto. Hai sentito di quello che ha buttato l'acido in faccia alla sua ex? Sì, ho sentito che è dovuto rimanere in ospedale con le palpebre cucite per un mese e stava anche per morire. Ma questo è fuori, ma pensa anche te, è fuori anche per il vicino di so che alza le mani per niente. Ma perché si sentono in tutti il capofamiglia? Beh, l'uomo una volta all'interno della famiglia era proprio il capo, difatti proteggeva sia la donna che appunto tutta la sua famiglia. Ma una volta adesso non è più così, è giusto che siano considerati tutti e due. Beh, di certo non è il caso del vicino di So che pensa che sua moglie sia una proprietà. Non sopporta nemmeno che si trovi con i suoi parenti. Eppure ci sono situazioni anche più gravi di questa. Sì, c'è chi picchia le donne e chi si fa lasciare, vero Andrea? Dai, lascia stare. Cosa? Davvero? L'amorosa ti ha lasciato? Dai, dillo tutto. Che cosa? Dai, che ti vedi con un altro. Un altro? No, chiedi a chi vuoi. Solo che non me la sento di andare avanti. Perché? Perché non trovo più quello che provavo all'inizio, quindi non ha senso. È che mi sembra impossibile dopo un anno. Mi dispiace, non posso farci niente. Allora, spero di sentirti comunque. Ciao, mi dispiace. Beh, non ci credo che non ci sia un altro. È una falsa. Adesso le mandiamo un bel messaggino anonimo. Sentite qua, non ti meriti niente. Ti auguro di stare da sola tutta la vita. No, no, Davide, è meglio via Facebook, fidati. Così almeno lo possono vedere tutti. Non mi sembra il caso, tra l'altro io la conosco e credo che non ha nessun altro. È una ragazza seria. E comunque se è deciso così è giusto, è stata onesta almeno. Se fosse stata insieme a lui avrebbe solo che finta e basta. Per me hai ragione Manuel, anzi facciamo un profilo falso. No, non se ne parlate pure. No, non potete fare così, e inoltre non risolvete niente in questo modo. No, sì, hai ragione, è una cosa pessima. Abbiamo tanto criticato prima il vicino di So, ma fare questo è quasi peggio. Già, è vero, forse è anche un po' troppo. Ma no, fanno tutti così in internet, poi non è la stessa cosa. Sì, è lo stesso, è forse peggio. Ma no, siete esagerati. No, esageri tu, e poi io non voglio assolutamente. Dai Manuel, basta, vai a fare i compiti, anzi la relazione per la prof. Ehi ragazzi, mi sembra che il commento per la prof l'abbiamo già fatto. Ok, sta arrivando il prof. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Andrea, sempre con quel cellulare, pensa alle cose serie adesso. Ci sono i tuoi a casa? No, non credo. Posso chiamarmi? A pranzo? Sì, va bene. Chi è? È un messaggio di Andrea. Andrea, cosa dice? I miei sentimenti per te non cambiano, però è giusto che tu faccia quello che ti senti. Spero che tu sia felice. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken hearted. I became paralyzed. I could talk about all the sad things. I could sit around and feel real sorry for myself.